Marco Antonellis, direttore del Giornale d'Italia, con noi. Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno Marco, subito la notizia del giorno, e cioè lo stop al trattenimento dei 7 migranti in Albania. Sono tornati in Italia a Brindisi nella notte. E allora, che cosa può succedere? Una vacanza. Doveva essere un deterrente, questa Albania sta diventando una roba da comiche, francamente. È una roba alla Benny Hill, non so se ve lo ricordate, ma è una barzelletta. E purtroppo il governo doveva stare più attento quando faceva queste cose, perché si sapeva benissimo che chi aveva la primazia era il diritto europeo. Quindi, sai, poi farci propaganda sopra, attaccare la magistratura perché sta in campagna elettorale, devi avere consenso, insomma, non va bene. Erano cose che andavano calibrate meglio prima, purtroppo. Qua stavolta non c'è nessuna persecuzione, qui i giudici hanno ragione da vendere, non è come il caso Berlusconi, dove invece là in effetti, come dire, qualche persecuzione c'era, anche più di qualche. Berlusconi aveva ben d'onte a gridare le toghe rosse, ma questi non hanno veramente motivo. La situazione è ingarbugliata, adesso toccherà all'Europa togliere le castagne dal fuoco a Giorgia Meloni. Tra l'altro so che c'è già un'intesa tra le due, appena la commissione si insedierà e comincerà a lavorare sarà uno dei primi problemi che risolverà, perché se non cambi le regole, le leggi europee, le cose stanno così. Hanno ragione i giudici, il giorno che a livello europeo con la borderline cambierai le regole che disciplinano l'immigrazione, allora i giudici si dovranno adeguare, ma fino a quel momento è solo propaganda elettorale, inutile continuare con questo spettacolino di fronte agli italiani accusando i giudici di essere comunisti, quando poi in questo momento in Italia le due procure più importanti, Roma e Milano, sono espressione di esponenti di magistratura indipendente, ovvero la componente di destra delle toghe, la componente da tutti considerata vicina al governo. Il primo presidente di Cassazione, anche lei è di magistratura indipendente. Mantovano, braccio destro della Meloni a Palazzo Chigi, sottosegretario con delega al DIS, è anche lui di magistratura indipendente, che poi è la corrente vicina al centrodestra o considerata come tale. Quindi, se vogliamo anche dividere i giudici in destra e sinistra, adesso la destra, la maggioranza anche tra i giudici, CSM compreso. Quindi, di che stiamo parlando? Di che ti lamenti? Questo è il tema. Cercassero di lavorare. Marco Antonellis dice la sua, portando dei dati, ecco, sulla magistratura. Non è tutta a sinistra la magistratura, questo vuoi dire? Ma Marco, figurati, no? Magistratura democratica, che è la corrente di sinistra, è in fortissima minoranza all'interno del CSM, noi che scherziamo. La maggioranza ce l'ha il centrodestra, tant'è che anche il vicepresidente è espressione della Lega, è espressione delle forze di centrodestra. Ancora attenzione, sì, è con noi Walter Delle Donne del Secolo d'Italia. Walter, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. No, a me sembra di stare su un altro pianeta sentendo queste dichiarazioni, queste vostre mi sa di sì che ci stai su un altro pianeta, però, perché i fatti sono questi. Guarda, io scusa, diciamo che gli americani dicono mostra non dire, ma quindi purtroppo non abbiamo la cioè sul canale radio magari si potrebbe vedere. Potete vedere una foto molto carina di sabato al Campidoglio, dove ci sono a braccetto il presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano con il leader sindacale della CGIL Maurizio Landini. Lo stesso Landini che due giorni prima aveva invitato alla rivolta sociale. Non significa nulla, ma significa tutto. Significa anche che adesso facciamo noi adesso il discorso del numerico di chi è maggioranza e chi non lo è. Le stesse cose del CSM, sì. Cioè... No, vedi, ma sai, scusami, fammi finire. Voglio dire che le decisioni, le sentenze, quelle più discusse e più controverse, sono tutte firmate dai magistrati che hanno esposto pubblicamente le loro idee, e sono idee molto chiare e sono idee chiaramente
schieratissime, idee chiaramente schieratissime. Ma qua, ma non è questo il caso. Ma allora il TAR che dà ragione al centrodestra sull'aeroporto di Berlusconi, quelle non sono toghe rosse, cioè quando le decisioni della magistratura vanno bene, sono toghe corrette. Se avesse dato, Walter, sentiamo Marco, e poi Walter. Si tratta di confondere. Se ieri il TAR avesse dato torto a Salvini e al centrodestra dicendo che non va bene intitolare l'aeroporto, stai tranquillo che Salvini è il primo tweet che avrebbe fatto, ecco le toghe rosse. Quindi non giochiamo adesso però a confondere le acque. Qua il problema è che se le decisioni della magistratura sono come ci piacciono, allora sono toghe corrette. Se le decisioni della magistratura non ci piacciono, a qualunque livello siano, allora sono comunisti. No, così non va bene, o lo accetti o non lo accetti, anche perché qua francamente Silvio Berlusconi aveva mille ragioni per gridare alla persecuzione giudiziaria, ma francamente il centrodestra, anche perché stiamo ancora aspettando lo scoop di Sallusti sui presunti complotti, qua francamente il centrodestra targato Meloni non ha assolutamente nulla per gridare alla persecuzione. Sentiamo Walter delle donne, Marco, sull'immigrazione qua addirittura gli avvocati, che non sono certi i migliori amici dei giudici, e anche loro stanno con i giudici, Walter, per carità. Tutto può essere, ma vediamo caso abbiamo per capito, caso. Abbiamo capito, la... Marco Antonellis sostiene maggiore equilibrio, dovreste fare maggiore equilibrio tutti in generale, no? Sentiamo Walter delle donne. Sì, no, nel valutare l'intervento della magistratura quando è a favore dell'uno e dell'altro, questo in generale è sempre suggeribile, insomma, di valutare le cose oggettivamente, le sentenze più controverse sono firmate da magistrati schierati a sinistra. Quella del TAR non si può confondere, perché era una richiesta di una sospensiva che non è stata avallata, cioè quindi era un sì o no lì, il TAR doveva dire sì o no. Mentre questi interventi a gamba tesa sul decreto Albania sono interventi chiaramente politici, chiaramente ideologici. Ma chiaramente, qual è la prova? Dammi una prova. Ma c'è un decreto che non è neanche legge, c'è una gerarchia delle decisioni del tribunale. Ci sono su alcune situazioni la magistratura interviene in tempi record, in altre rimane silente, non si muove, si muove con lentezza esasperante. Ti faccio anche un altro esempio. Noi abbiamo notizie, per esempio, di alte personalità indagate, lo sappiamo solamente dopo che è stato archiviato il provvedimento. Ricordo Zingaretti, uno degli ultimi casi fu quando Zingaretti, governatore della regione Lazio, si seppe che era stato indagato solamente con il proscioglimento di Alleanza Nazionale, che si seppe che era indagato solo quando fu archiviato. Un leader politico, non a caso, di Futuro e Libertà, sarebbe la cosa migliore, succedesse sempre, e cioè che quando una cosa finisce si sa che c'è stata un'indagine su qualcuno, magari un politico che deve legiferare, deve lavorare per il bene pubblico, almeno idealmente è così, e poi quindi questa indagine si è conclusa con un nulla di fatto. Sarebbe l'ideale se fosse sempre così, cioè se questa cosa si conoscesse alla fine dell'indagine. Vi ricordate Storace, da ministro della salute, costretto a dimettersi per un'indagine che poi finì in un nulla di fatto? Mi ricordo anche il governo Prodi, ricorderai, Mastella, ministro della giustizia, perché voleva mettere mano alla giustizia. Vi segnalo oggi, per questo che ti dico, è successo sia a destra che a sinistra, capito? Quindi attenzione a gridare sempre, cioè. Poi la magistratura, se andiamo a vedere, l'ha fatto con tutti, cioè Matteo Renzi è stato massacrato.
per dirti, quindi... e Matteo Renzi sta notoriamente a sinistra, quindi io non so, quello che contesto io è che ogni volta quando la decisione non piace si grida alle toghe rosse, quando adesso in realtà le toghe, chiamiamole vicine al centrodestra, e sono addirittura maggioritarie nel CSM, hanno la procura di Roma, a dire, hanno la procura di Milano, le due più importanti. I provvedimenti che sono adesso più controversi sono firmati da magistrati che sui social hanno espresso posizioni contro il governo, hanno espresso posizioni chiaramente pro migranti, sono chiaramente schierati a sinistra, è ovvio che poi c'è il legittimo sospetto che ci sia anche un condizionamento ideologico in queste decisioni. Legittimo sospetto ci può essere, ma non c'è la prova, e quelle decisioni poi alla fine che hanno preso fondamentalmente sono limpide, lo riconoscono tutti, finché noi facciamo parte dell'Europa, se poi vogliamo invertire la gerarchia delle fonti che prevede che la legge europea sta sopra di tutto, ma allora là bisogna uscire dall'Europa, cioè finché le cose sono queste, finché la von der Leyen non modifica le leggi europee, adesso appena si insiederà la Commissione probabilmente lo farà, finché non modifica le leggi che disciplinano l'immigrazione, c'è poco da fare, cioè il magistrato che possa aver fatto il post a favore di quello o di quello, ma la legge là purtroppo parla chiaro, ma lo dicono gli avvocati. Pensa come bizzarra questa cosa delle... No, noi l'Europa adesso l'ha detto giustamente, ti rimballo l'Europa, ma è la stessa Europa, gli stessi leader europei che vengono a lezione dalla Meloni per capire anche loro magari come creare degli hotspot come in Albania. Te ne dico quindi, ma poi va leader di sinistra, politici di sinistra, quindi Sì, quindi... ma te ne dico un'altra di bizzarria. Ad esempio, la Meloni che contesta la Fiat, secondo me giustamente, che delocalizza, perché a me non piace quando Stellantis delocalizza, e qui ha ragione Meloni, però poi lei che fa? Delocalizza la gestione dell'immigrazione in Albania. E questo a me non piace, perché come non piace che delocalizza Elkan, non piace nemmeno quando delocalizza Meloni, perché 1 miliardo di euro dovevano restare in Italia a far lavorare gli italiani. Certo, perché l'industria dell'immigrazione rende tanto molte ONG e molte, certo, hai ragione, quella dell'immigrazione è un bel business che andava tenuto, secondo te. No, e teniamolo all'Albania. La vedo un po' diversa, diciamo che risaniamo un po' diversa a fabbricare macchine rispetto alla gestione dell'ospitalità, dell'accoglienza. Scusate, una cosa arrivata da poco, Musk anche commenta questo fattaccio dei migranti che vengono rispediti in Italia, ha detto questi giudici devono andarsene. Però voglio dire... Se lo dice Musk... Magari su Mars che gli organizza. Comunque voglio dire, entra sulle questioni, ormai Musk si sente anche coinvolto, no? Anche negli affari... nostri, voglio dire, negli affari d'Italia, con i rapporti. C'ha questo atteggiamento da padrone, del ce mondo, l'ha un po', parla ce l'ha tutto, un po' sul Brasile, sulla Germania, ce l'ha un po' molto, e finché gli dura, mette bocca su tutto, per carità, tutto legittimo, è chiaro che non è un cittadino come gli altri, è un cittadino, insomma, le sue decisioni possono influire moltissimo, intanto perché è ovviamente in qualche modo il dante causa di Trump, e poi perché molti politici in giro per il mondo gli stendono tappetini rossi, quindi è uno molto ascoltato. Insomma, ci vorrebbe un po' più di prudenza, però sai, ormai il mood è questo, lo stile è questo, lo stile della politica è quello dell'insulto, è quello della mancanza, cioè non c'è più l'avversario, c'è solo il nemico, quindi Musk, certo, Musk è un brutto social, è un brutto perfettamente affare, in linea.